Ecco. Ed eccoci qui in tre oggi, ecco, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Double News di Facebook. Double News del lunedì 13 di gennaio, buongiorno. Dottor Bovone, abbiamo un giornalista vero oggi, quindi riusciamo a parlare anche di cose... Grazie, grazie dell'invito, molto gradito. Devo dire che Raimondo Bovone era bello già da bambino, ignorato invecchiando, siamo amici da sempre e voglio dire, quindi considerando la nostra età, credo 56 anni, 57, che vi conoscete. Ecco, devo dire che mi fa molto piacere che sia venuto a trovarci, perché appunto è un amico da sempre, quindi speriamo che sia l'inizio di una collaborazione continua. Noi qui ci siamo tutti i giorni. Tu Raimondo scrivi tutti i giorni o quasi? Sì. Dialessandria.it. Sito online, quotidiano online, ecco. La provincia di Alessandria. Di Alessandria.it, tutto attaccato. Ecco, questo è importante perché le notizie di locali ci verranno date di prima mano anche con Raimondo. Bene. Allora, di prima mano invece vediamo. Vabbè. Allora ciao. Between the Sheets, ecco le notizie di prima mano sul tempo. Allora, ecco. Questa mattina mi sembra zero gradi. Zero gradi mi sembra. Ho visto la luna. La luna, bon, perfetto. Allora. E la luna bussò. Che ora hai visto la luna? E quando sono venuto qua? Sì, 5 minuti prima, senza. comunque il peso che c'era nuovamente in inversione termica, grande, buona temperatura durante il giorno. Certo, questi giorni come in tutti i giorni aumenterà, no? Sbalzo. Però ieri è arrivato fino a 9-10 gradi, quindi direi appunto. Che per essere gennaio. Corriere della Sera, prima pagina, eccolo. Buongiorno Presidente, grazie. Finalmente ieri abbiamo raggiunto un obiettivo importante. La Stampa. Sì, obiettivo importante, avete avuto il Bologna. Scusa, era davanti a noi, l'abbiamo superato. Vabbè. Pensate voi ai vostri pareggini con la stessa squadra che porta le stesse vostre righe. Ci hanno superato. Noi eravamo lì, allora, avete rubato un rigore che c'era. Noi non vi siamo partiti. Dappertutto. Sì, dice, sì. Avete avuto la fortuna che quello lì si è addormentato mentre tirava il rigore, che avrebbe potuto fare un potere fortissimo. E adesso gli montate anche la testa. Abbiamo potere. Buongiorno. Se ho capito bene, lui è interista e tu sei torinista. Sì. L'importante è non essere della Juve. Marchese, buongiorno. Ecco. Roberto e Mario, benvenuti. Primi, oggi hanno vinto il premio. Hanno vinto loro e subito dopo Gabriele Ferretti sul. Oh, buongiorno, buongiorno dottor Ferretti. Gabriele Ferretti, buongiorno. Sì, qua abbiamo tutti. Mario, ecco, io di Gabriele Ferretti una cosa posso raccontare, spero niente. Devi. Anche lui lo conosco da più di 50 anni. E mi ricordo quando stava per andare in pensione, era primario di pneumologia Alessandria. Lo incontrai per caso in via Mazzini, mi fece vedere il countdown sul cellulare che mi mancava la persona. Fantastico. Era talmente preso da questa cosa, questo cambiamento di vita, che aveva stabilito la data e l'ora, quindi dalla mezzanotte, quando vai in un giorno cominci alle ore zero, e aveva il countdown sul cellulare quanto gli mancava la persona. Benissimo, buongiorno anche a Giorgio Repetto. Benvenuto. Allora, c'è tutti puntualissimi. Stamattina sono dinamici. Bene, due cose. Prima di tutto, e questa è una cosa che dobbiamo noi, non avremo più, questo lo annunciamo, non avremo più le notizie da Massimo Badino sulla temperatura, su tutto, perché adesso ci dà la temperatura da un'altra parte, molto più in alto, ci dispiace, ci ha lasciati. E continueremo a ricevere, probabilmente continuerà a riceverci, però ci vede in diretta. Ci vede in diretta, sì. Ci ha lasciati mediaticamente. No. Questo è un amico. Purtroppo un amico che era malato. Prematuramente ci ha lasciato. Purtroppo sì. No. Ci dava sempre le temperature di Castelnuovo, era un gioco. Di Castelnuovo, Belbo, era un gioco per dirti io ci sono. Sì, ci dava la temperatura. Ecco. Buongiorno anche a Marietto. Benvenuto. E un altro, questo è un addio, ma ci tocca meno. Se non altro sì, ci interessa. È morto ieri Giampaolo Pansa, 84 anni, bello per chi legge di politica, comunque legge tanti giornali, è stato vice direttore della Repubblica, condirettore dell'Espresso, ha coniato tanti neologismi, tipo bestiario, la balena bianca, sono tutte parole che aveva inventato lui. E,
era di sinistra, benvenuto da sinistra, fino a che non ha cominciato a parlare della resistenza dopo la fine della guerra, con Il sangue dei vinti e tutti gli altri libri, ed è stato ostracizzato, non l'avete più visto in televisione e nei giornali, però è così. No, in televisione poco. La destra l'aveva riabilitato e lui aveva cambiato anche un po' idea. Sì. Buongiorno anche comunque a Davide. Libri ne ha venduti tanti. Sì, libri ne ha venduti proprio tanti. Tu hai scritto un libro, Raimondo? Ne ho scritti due, non me lascia stare, Pansa è irriverente nei suoi confronti. No, però ne ho scritti due, uno quando hanno traslato la salma di mio zio Cardinale Bovone dentro la chiesa di Frugarolo di San Felice, cioè dalla cappella del cimitero, ciò avvenne nel 2007 e venne il Cardinale Bertone a officiare la cerimonia. E l'altro, visto che sono appassionato di ballo latinoamericano, sulla storia della baciata. L'abbiamo scritto in tre, cioè il mio maestro di allora, il geometra Mantelli, io e un disc jockey, Marco Ferretti, che fa ancora quell'attività, libro abbinato al CD, una cosina piccola, che però risulta essere ancora oggi l'unico libro sulla storia della baciata in italiano, perché quelli che esistono sono in spagnolo o in inglese. Allora, la prossima volta che vieni ce lo porti, così ci fai vedere anche te lo proviamo. Volentieri, volentieri prendiamo cosa. Se canti tu volentieri. No, ma avremo degli strumentisti, dei suonatori, Massimo, facciamo suonare, facciamo concerti degli altri. Sono due piccole cose, non sono però sono due cose. Però Vi abbiamo mica portato perché non lo conoscesse. Ma non è Bau Bau Micio Micio. Porto anche l'altro, porto anche quello del certo. Sullo zio, assolutamente. A proposito, Eminence, buongiorno. Il vescovo. Magari Excellence più che Eminence, visto che è vescovo, l'Eminenza sono i cardinali. Cardinali, sì. Grazie. Sono ferrato su queste di materia. Allora, quindi come lo devo chiamare? Eccellenza. Eccellenze sono i vescovi e gli arcivescovi, diversamente i prefetti e i ministri. Ecco. Allora. Le eminenze sono solo i cardinali, la santità, i papi, la maestà, i re. Ok, va bene, grazie. Grazie di avere un giornalista. Ma siamo troppo avanti. Siamo avanti. Eccellenza, siamo alla seconda settimana dove io le chiedo di riaprire la via davanti al vescovado, che sarebbe una buona idea per dare della democrazia e essere uguale un po' a tutti gli altri. Poi mancano i parcheggi nella via, i parcheggi qua in zona, quindi magari dall'altro lato, ovviamente non davanti al vescovado, come per esempio per il palazzo della prefettura, che ha i parcheggi dall'altra parte della strada, della piazza. Quindi voglio dire, sarebbe un bel gesto che parta da lei, perché se aspettiamo che parta dal comune avrebbero timore. Possiamo dare una certezza: se per caso si creassero delle buche per il traffico cittadino, potrebbero venire riparate come questa qui davanti a noi, che non mi fai chiamare Barosini. Barosini, buongiorno. Siamo alla decima giornata. No, una settimana. Sono sette? Sì, perché mi avevano dato il conto tu? Mi ricordo quando ho caricato la foto. Allora, sono sette giorni che le chiediamo di tappare questo buco. Qui davanti. Via Kenna, fronte via Kenna 18. Fronte Melchioni Caffè, dove noi trasmettiamo tutte le mattine. 15121 Alessandria. Iniziativa meritoria, devo dire. Delle riparazioni così sono una cosa da vendere. Trasmissione, dicevo. Le riparazioni quando vengono le prendiamo. Come vengono le prendiamo? Quando vengono, bella questa, quando vengono. Allora, salutiamo anche Cati Carpeneto. Benvenuta. Benvenuta. Però, ecco, entrambi, non voglio far paragoni tra un assessore e il nostro vescovo, però un vescovo che è aperto a tutti, che apre anche la strada, cioè glielo chieda lei agli assessori competenti, perché non hanno il coraggio di farlo, quindi, o al sindaco, ma dia questo gesto dicendo: ma sì, anche una bella striscia di macchine qua di fronte al vescovado. Ma la domanda è: a pagamento o gratis?
Questo dipende. Beh, ma andrebbero anche bene strisce blu, noi abbiamo bisogno di posti, pagamento. Posti anche pagati. Ma sì, anche... ma sì, qui stimoli a rotazione. Ecco. Il centro ha bisogno di posti. Sai, in lotta perenne, io so dove abito perché mi chiamo 15 metri, sì. Forse 10 in linea d'aria. Sì. Noi non abbiamo posto in mezzo a tutto e tutti, cioè, lui sì, sei qui, sei là, sei, mamma mia, non ho il dono dell'ubiquità, ecco, ho il dono della rotondità perché non sono stato mai magro nella mia vita e tu lo sai bene, cosa che tu eri da bambino, certo, certo. Poi sì, hai perso quella, voleva diventare numero uno e ha recuperato, va bene, va bene. Parliamo di politica. Vabbè. La verifica sarà a fine mese. Allora, queste elezioni in Emilia sono diventate un po' lo spartiacque di tutto. Per non decidere stanno rinviando tutto a dopo, quindi la verifica di governo, la decisione sulle misure messe in stato d'accusa di Salvini, sapete, per il caso Gregoretti. Cioè, stanno cercando di procrastinare, di non prendere decisioni che potrebbero influenzare le elezioni dell'Emilia Romagna. Ecco, scusi un attimo. Sì. Anna. Buongiorno Anna, buongiorno. E anche Sergio. E anche Sergio, no? L'ho visto. No, no, l'ho visto. Spero che Anna sia guarita perché aveva un po' di influenza. Sì. E... Noi ci teniamo molto. Ci teniamo molto, Anna, sì. Ecco, anzi, se una mattina vuol venire una mattina, noi... o magari venerdì prossimo, so che loro a volte escono con gli amici e vanno a cena. C'è The Double che venerdì prossimo inaugura la stagione invernale del Cappelverde, il venerdì, quindi potete venirci a trovare, c'è la possibilità di un aperitivo oppure di una cena più o meno corposa, quindi con tante o poche portate, ci venite a trovare. Ci sarà la musica di The Double dalle sì, Anna, rimettiti un attimo. Sì. Tanto Sergio è sempre uguale, quindi sano non sano è sempre uguale. Ma dai, che... è geloso del nostro rapporto con Anna. Vabbè, la prossima Ah, vedi, visita. Tutto a posto, meno male. Ok, bravo. Meno male, noi siamo tranquilli. Bene, abbiamo recuperato un'ascoltatrice. Ecco. Bene, comunque queste sono le notizie. Allora, ma io voglio dire, Giuseppe, oggi il nostro amico Vladimir Putin. Lui. Amico. Sai, no, se no il puntino rosso qui. Sì, se no ci mette Polonia nel caffè, sai quelle cose. Polonia nel caffè. No. Il nostro amico Vladi li riunisce tutte e due, Al-Sarraj e Haftar, e gli fa fare la pace, gli fa fare questa cosa. Che volevi fare tu, però sei arrivato, arrivi sempre al secondo. Ma arriva sempre secondo. Diverso piano di partenza. Certo. Devo dire, non spezzo una lancia a favore di Giuseppe, no. Però quello è una potenza mondiale, quello che dà le armi a uno e Haftar. A quello clandestino, cioè, sì. E l'altro, quello ufficiale, ma è il più debole, sì. Quello riconosciuto dall'ONU, gli fa fare la pace, di mezzo, certo. Quello che se l'è presa perché ha ricevuto prima Haftar, certo. Lui se l'è presa, è andato via da Roma, poi però sembra che sia un errore della diplomazia gravissimo, sì. Perché comunque l'Europa e l'Italia hanno appoggiato Al-Sarraj, quindi dovrebbe essere il primo a essere ascoltato. Questo leggevo su dei dispacci, sì, sì. Degli ambasciatori, che è un errore comunque. Dopodiché, con una guerra in ballo sulla pelle della gente, che uno faccia il permaloso, hai parlato prima con lui, vado via. Ma sai. In quei casi penso che la pelle della gente sia un problema minore. Anche per quella gente. Ho che venivi stamattina, ho detto porca miseria, adesso c'è un giornalista vero e... Come facciamo? Salutiamo anche Fabio Segati e Oscar Gastaldi. Buongiorno, buongiorno Fabio Segati, buongiorno. Tornati. Al giro li conosco anch'io. Sì, beh, certo. Alessandro è piccola. No, ma c'è quelli che nominavi prima. Certo. Questa specie di Facebook in diretta. Certo. Ma sì, ma ci commentano, ci dicono le notizie. Guarda che qui è una roba... Ma insultano anche? No, non so. Ad altri può capitare. Ci mandano baci, fiori. Sì, siete noi siamo equilibrati, delicati. No, non sempre. No. A volte ruvidi. Se ci cercano, ci trovano. Come si dice. Allora, grande piano dell'Europa.
Sei pronto? Chi lo è un piano verde. Chi lo suona? Magari forse a quattro mani, anche sei. Sì, sì. E invece sono 1.000 miliardi di euro fino al 2030, ecco il piano per l'Europa verde. Ursula. È lei? È Ursula, sì. È stata eletta Ursula, sulla base della Van der Leyen. Un po' con tutti, no? Questi. Sono tutti un po' nostri amici, no? Ecco, Ursula von der Leyen è stata eletta a Presidente della Commissione con un piano verde per la riconversione di tante industrie, comunque investimenti sull'energia, sulla produzione di energia, e adesso lo mette... Scusa, aspetta, che faccio vedere il piano green in numeri, 1.000 miliardi, 32% la quota di energia, 25% la quota del bilancio pluriennale, 50% la Banca Europea, lei c'è sempre, meno male. Meno male, sì. 2050 l'UE punta ad azzerare le emissioni nette di CO2. 2050 facciamo un po' fatica. 2050 con i mutamenti climatici che vanno a questa velocità, se ci saremo, siamo tutti sott'acqua. Sì, però sì. Io ieri sono andato a comprare delle lampadine in un centro brico e ho notato una cosa, parlando di clima e comunque di inquinamento. No, in un centro bricolage. Ebbene, ho visto carrelli enormi di pellet che vengono utilizzate per il riscaldamento, per queste nuove stufe. Ebbene, il pellet è legna. Allora, il riscaldamento con i pellet vuol dire che torniamo al riscaldamento legna, manca ancora carbone e poi ritorneremo con l'inquinamento di una volta. Poi quando ci sono le ordinanze, come succede in molti comuni del nord, soprattutto dalla pianura padana, e come è successo due volte nella settimana scorsa ad Alessandria, è vietato da questa ordinanza il riscaldamento con fonti legnose, salvo che non ci sia nessun'altra fonte disponibile. Ma uno pensa, le stufe a legna, le stufe a pellet, quanta gente si riscalda in quel modo, se uno non ha un'alternativa, c'è come... C'è un vecchio detto che il vento della Brianza, fatto appunto di tante stufe a legna, sia una parte preponderante dell'inquinamento di Milano. I venti dalla Brianza vengono verso la metropoli e inquinano. Bene, però io non avevo mai capito l'importanza di questo tipo di inquinamento finché non sono andato in un negozio del genere, ma avevo visto vendere 40-50 sacchetti mentre erano in coda con me di questi pellet. Comunque è legna, non pensiamo. Poi per la carità, legna comunque trattata con materiali chimici, dovrebbe stare insieme, deve essere presentata così, con colle particolari. Legna che non sappiamo. Poi non sappiamo che legno sia. Beh, adesso col disastro che c'è stato in Trentino abbiamo tutta la serie. Sì, però mi dicevano, leggevo che il legno di Chernobyl costa molto poco e lo raccolgono. Quindi capiamoci. L'Austria e la Germania si scaldano molto con questo sistema. Certo. Guarda che Anna dice che siamo simpatici. Bene, grazie. Quindi, buongiorno. No, te lo volevo far notare perché tu, anche tu non sei insensibile al fascino femminile. Anzi. No, non lo sono mai stato. Ecco. Anzi. Allora, adesso c'è Offenbach. Offenbach. Sì, off con due F, Offenbach. La prima è con due F e la seconda con un F sola. No, perché lui è internazionale. È internazionale, certo, di conoscere lingue. Conoscere le lingue, sì. Poi conosce... Non so quante, però. No, vabbè, napoletano benissimo. Napoletano benissimo, sì. L'italiano... Anche quella di Salerno. L'italiano un po' meno, però. Salerno. Povero Gigino, ce l'hai tutti con lui. Gigino è in un momento in cui è un po' in difficoltà. Movimento 5 Stelle sale attenzione su Di Maio capo, dicono che nel loro movimento non ci debbano essere doppi o tripli incarichi e lui ne assomma diversi, quindi capite, c'è un po' di guerra. Guerra interna, si stanno creando delle bande, sembra che, scusate, Dibba con Paragone abbia un'idea, quindi voglia creare un qualcosa. I fuoriusciti ormai nel gruppo misto sono molti, per cui potrebbero addirittura già di loro spostare dei pesi, è da vedere cosa succederà, però comunque 5 Stelle
ricordiamo in questo momento è il partito di maggioranza relativa in Parlamento. In Parlamento. Ecco, si parla anche di caschi blu europei. Già questa, voglio dire, sì, è una formula ambigua. Non esiste. Che senso ha? I caschi blu sono dell'oro. No, esatto. Ma non esiste, non c'è una politica militare. Lei è Nuova Zelanda a casa. Difensiva comunque. Lei è canadese a casa. Cioè, non, vabbè. Comunque, i nostri che sono sempre molto folcloristici, il PD e i 5 Stelle sono favorevoli a una forza europea a Tripoli e ovviamente Renzi, che è il nostro signore, il Granduca di Toscana, ha detto subito no. No, è perché se no come difende il suo ruolo di bastian contrario? Sì, adesso il ruolo di ago della bilancia, che è quello per cui ha fondato Però non lo sta pagando, sembra che i sondaggi continuino a darlo a uno stagnante 3,5, 4,5, quindi pensava di crescere. I sondaggi sono una cosa, poi quando si vota cambia. Cambia dalle politiche alle amministrative, questo. Sì. Sappiamo che in Italia la storia com'è. Parliamo di interessante. Ecco. Allora, rivolti in Iran. Allora, dopo che hanno scoperto che purtroppo il volo con 187 vittime, volo che era diretto in Kazakistan o in Ucraina, mi diceva che partisse dall'Ucraina o viceversa, no, partiva da Teheran, è stato abbattuto per sbaglio da un missile dei Pasdaran. Dicevano anche che ci volevano solo 10 secondi per decidere se tira giù o no, ma voglio dire, se lo vedi sui radar vedi che è un volo di linea, cioè chiunque abbia un minimo di cognizione di come funziona. Io sono andato a vedere la torre di controllo una volta grazie a un amico a Torino e vedi che i voli di linea hanno tutti un codice ben preciso che non ti puoi sbagliare a dire questo qui. Ma quando sei in mezzo a un campo con un missile come fai a vedere? Non hai i radar del... Ma parlerà con qualcuno, no? In Iran. E come lo vede che c'è l'aereo? No, lo sente? Gli avevano segnalato, ma gli avevano detto c'è... Come si faceva da bambini. Non è così. Per dire, la tecnologia, la tecnica che ha l'Iran. Sì. L'America ha fatto un attentato, ha ucciso il generale Soleimani, ha ucciso 3 persone con un drone, mirato. Loro si sono ribellati, hanno colpito l'America. Ai funerali di Soleimani ne sono morti 56 iraniani per la calca. Hanno buttato giù un aereo di linea dove c'erano altri iraniani e adesso si stanno schiacciando di nuovo, si stanno picchiando, quindi fanno molto più danni a se stessi, che hanno tirato dei missili sulle basi americane, hanno colpito solo degli iraniani e non gli americani. Direi che andrebbe che si facessero qualche domanda. Sì, però, e infatti c'è stato peggio di noi. Intanto salutiamo Sandro Romano, buongiorno Sandro. Sandro, buongiorno. Dice a Siracusa com'è il tempo. Dai. Facci sentire, qui siamo a 0 gradi, sì. Lì fanno i bagni, mamma mia, praticamente sì. Sì, poi lui è esagerato, ci manda delle foto, ci manda delle cose che ci fanno io un nervoso che non finisco. Devo dire, manifestazioni in tutte le grandi città dell'Iran e casualmente non contro l'America ma contro i Pasdaran e la loro incapacità nel gestire e soprattutto nell'aver mentito per i primi giorni. Ma lì hanno un non problema, siamo stati noi. Non siamo hanno stati un problema noi. Di regime importante. Comunque i Pasdaran tengono la gente schiacciata sotto una cappa veramente incredibile. Fanno pensare le immagini dell'Iraq e dell'Iran di tanti anni fa, con le donne magari in minigonna, addirittura sotto lo Shah di Persia, con le manifestazioni con le donne in minigonna. E adesso quando vedi le donne sono tutte velate, tutte. Direi che non sono andati avanti, ma loro lì sono tornati molto indietro. I Pasdaran sono tra i principali responsabili. Mi scusi, che lei parli proprio delle minigonne, quando costringe sua figlia alla gonna sotto il ginocchio. Non mette nemmeno le gonne, mette i pantaloni, tutte quelle cose strane. Ecco appunto, perché lei è gelosissimo. No, questo non... no, ma è noto, non come tutti i padri. Sì, figlia femmina. Figlia femmina. Allora, parlavamo di padri e figli, mi faccio gentilmente questo dell'Honduras. Ecco, l'Honduras è
un mono... monorigine. Monorigine, caffè del Fanciotto, e questi sono i viaggi del Fanciotto, e l'Honduras è il caffè adatto a chi ha la barba bianca. Io non bevo più caffè. No, perché? No. Perché l'Honduras è un prodotto... da Barbudos. No, scoperto da Hemingway e lasciata la ricetta su un vecchio libro, sai quei manoscritti, eh? Il nostro amico proprietario del caffè, del Melchiorre Caffè, l'ha trovato e adesso ha fatto il buon origine. E lo potete trovare al Caffè del Fanciotto solo quel Melchiorre Caffè in via Kenna, potete anche prenderlo per casa, quindi ci sono delle, sono anche in cialde, quindi c'è la possibilità di avere del monorigine in cialde, è un gusto eccezionale, ecco. C'è anche l'altro per le signore, eccolo qui, ecco. Repubblica Dominicana, Repubblica Dominicana, ecco, in questo caso abbiamo un bel caffè per signora, questo sì, perché lasciamo perdere. Repubblica Dominicana, lei con le baciate, con queste cose qui dovrebbe capirmi, no? Che vanno là a trovare le singles, ah, e gli viene offerto questo caffè. È per quello che ti lascia perdere, perché poi sì, vanno, sì, ma a volte fanno voli charter organizzati in quei, nei paesi, sì, dei Caraibi, soprattutto Cuba. Sì, però qui Cuba non fanno caffè. Voli only women, Only sì, women. Sì. Ecco, com'è che hai fatto? No? Io ho notato un gesto che non voglio ripetere. Hollywood. Ecco, va bene. Va bene. Un gesto della mano che precisava, sì, quello che ho detto. Non era assolutamente, e comunque, un gesto poi, apotropaico, non millantato. E poi comunque, ci vedono, quindi se vuoi, c'è invece il caffè del Fanciotto, questo qui. Ecco, questa è questo qui è la miscela che viene adoperata anche qui al Melchiorre Caffè. The Original. E questo è proprio buono, tra l'altro è proprio buono. Veramente... Caffè del Fanciotto, l'unico caffè che ti fa ritornare giovani. Tac! Vabbè, fanno la coda. Senti. Sì, assolutamente, vengono tutti. Liscio. Sembra una volta dicevamo una cosa. Sì. Riferito come, a un bambino. Come l'uovo. Qua, un po' di più dell'uovo, ecco. Un bambino. Però ecco. Ricorda anche perché sei anche così. Come il bambino sotto il pannolino. Allora, la rasatura è data dalle lamette che mi fornisce direttamente Boido. Via San Lorenzo. Via San Lorenzo. La coltelleria, articoli da regalo, articoli da mai cucina. Mai più senza. Articoli da rasatura. Ecco, infatti. E ha delle lamette... tedesco, sì, meraviglioso. Quindi tu sei un traditional barba con schiuma e lamette. Assolutamente. Non rasoio le sapone, sapone, sì, pennello, sì. Certo, io la faccio così, un po' intorno. E poi, grazie al caffè, sta migliorando tutto, non ho più segni di espressione, niente. Sì, sì, sì. Com'era di espansione, come hai detto? Che erano... Di espressione. No, sì, ma quell'altro giorno hai detto che avevi l'espressione e sì, l'espansione. Lo diceva quando c'era Jenny, dicevi che avevi fatto una formazione. Vabbè, lasciamo la perda che è meglio. Buongiorno Jenny, buongiorno. Buongiorno Jenny, sì. Allora, mentre aspettiamo il caffè possiamo ancora parlare di Resica, la concessionaria. Aspetta, ma vengo di Volvo, Hyundai, Nissan, che vi dà tanto usato garantito, tante auto che possono combattere l'inquinamento. Parlavamo prima dell'inquinamento, voi potete usare delle ibride o prendere delle ibride o delle auto elettriche e lì avete risolto i vostri dubbi esistenziali. Però direi, se avete dei dubbi esistenziali li potete risolvere anche con una bella mangiata, magari di carne, della bottega della carne piemontese. Piazza Marconi, vi facciamo vedere il nostro amico Luciano, vi facciamo vedere il bancone com'è. Federica, è veramente una cosa spettacolare, quindi quando volete fare una bella mangiata di carne, Piazza Marconi è il centro del mondo. Buongiorno. Ogni giorno ci arriva una signorina nuova. Non conosciamo il suo nome. Il suo nome, come si chiama? Greta. Okay. Abbiamo anche Greta che c'è venuto. Buongiorno Greta. Col caffè del Fanciotto. Grazie. Caffè del Fanciotto. Grazie. Questo caffè del Fanciotto. Vuoi fare un saluto, Greta? Buongiorno. Ecco. Grazie. Bene. Allora, tua. Sì, vuoi berne un po'? Un vicino, posso? No, bevi. Sei uno di quelli che bevi prima o dopo il caffè? No, bevi tranquillo. Non ti preoccupare. Però, visto, bevi prima o dopo? Prima. Visto che ricordo in piedi, io mi farei passare lo zucchero. Sì. Grazie, e lui lo prende senza. Passo davanti. Grazie. Ecco, insomma, siamo tre amici al bar, no? Attingo. Attingi. Una mattina, ecco.
Tre amici al bar. E beh, è quello che il claim che ci aveva fatto nascere. Allora, volevo ancora ricordare, mentre prendiamo un caffè, che c'è la cantina di Fontanile, ha i vini migliori della zona. Beh, L'Acqui, che è il bracchetto secco. E cioè, ecco. Loro sì, poi è profondamente poi buono. Hanno dei rosati che sono uno spettacolo, dei poi, barbiere barricate che sono una meraviglia. Non ne parliamo. Metodo Champenoise che è la, sì, grazie. Sì, sono più giovane. Qualche settimana in meno, appena bevuto il caffè. Appena bevuto il caffè, c'è chi adopera l'acido ianuronico e io il caffè del facciotto. Esatto. The original. Volevo ricordare ancora che oggi riapre i Due Buoi. Ah sì, il ristorante Dupré ha finito le vacanze. Dupré ha finito le vacanze in via Cavour, il mio ristorante di Alessandria, presso l'hotel di Boi Rossi. Giumpei è tornato, per cui andatelo a trovare. Capodanno ha fatto un menù meraviglioso, veramente. C'era la gente di Torre Salzavo, lo abbracciava per come mangiato. Noi eravamo lì che intrattenevamo musicalmente la cosa e abbiamo visto veramente che ha fatto una cosa eccezionale. E il miglior ristorante di Alessandria riapre da oggi. Ancora, se avete delle esigenze immobiliari, magari trovare in zona centro senza parcheggio un bel alloggio della zona dove abitiamo noi, potete parlare con Giorgio Repetto, lui è in via Trotti, angolo via Piacenza. E telefono 347 45 15 17 6. Per esempio, se tu hai un alloggio a chilometri zero, telefoni a Giorgio e dici: io vorrei. Spiegami com'è l'alloggio a chilometri zero. Per esempio, tu sei qui, no? Vuoi trovare? Dici, voglio trovare un alloggio qua attorno perché mi è più comodo per andare. Già abito qua. Per andare. No, più vicino, proprio. Sì, qui sopra, sì. Qui. Chiedi a lui, te la trovi. E lui te lo trova. Magari che da Marchioni, qui sopra. Vabbè, adesso fai lo spiritoso. I giornalisti, guardi, io non li sopporto. Sono sempre precisini, puntuali. Vabbè, ma qui in caso le notizie devono essere precise. E lì, chi è? E lui è? Anche. Sì. Ma credo. Sì. Allora, ancora ricordiamo che a chilometro zero abbiamo il CAF, che è quello della CIA, qui vicino via Mazzini o in piazza Ceriana, è il CAF che può risolvere tutte le vostre esigenze. Esatto. Ma i giornalisti a che età vanno in pensione? 67 e 3 mesi al momento. Cioè non hanno sconti quota 100? Se vogliono. Sì, ma quelli che sono dipendenti. Ecco. A proposito di quota 100, c'è una proposta dei sindacati per creare la quota 102. Praticamente arrivare comunque a 62 anni di entrata in pensione, a prescindere dalla contribuzione, però con dei limiti, degli scaglioni di valore dell'emissione dell'assegno pensione. Quindi insomma devi lavorare 2 anni in più. 2 anni in più, e adesso quota 100, se tu potrebbe anche arrivare a 65-66 se ci fosse la combinazione del. Invece loro a 62 ti vogliono mandare. Poi che come si scassi il sistema previdenziale italiano? Soldi. Ecco, fine, poi. Lo sanno loro come si può resistere, ma vabbè. Queste sono le loro proposte. Le sardine aprono a Zingaretti, direi di girare. Vorrei anche ricordare Coscia Arredamenti, Giovanni Loft. Tu non lo sai, ma mi hanno messo a disposizione tutto, una cucina meravigliosa, chic, che abbiamo studiato assieme, si chiama C'est Moi. C'è tutto lì per cucinare, per fare, ho addirittura un orto idroponico con tutte le verdurine. Ma non andate neanche abbassarti, no, se vai all'altezza. Andate a Spinetta Marengo, vedete le novità. Materassi Simons, il migliore al mondo. Tasca porta soldi, antirapine, c'è tutto. E lì tu riempi. No. Sì, lui ne ha tante. Io la lascio vuota. Eh? Io la lascio vuota. Riempi il materasso. Ha vuotato la cassetta di sicurezza perché c'è il rischio che gli attassino e lui mette i soldi sul materasso. Basta. Va bene, due. Senza parlare poi anche di tutto. Mi hanno messo uno schermino, 70 pollici. Oh! Sì, no, ha detto. Ti vogliamo dare uno schermo che tu da qualsiasi parte della casa tu. Comunque la cucina è chic, le camerette sono Lifetime e i materassi Simons, andate alla Coscia Arredamenti e lui risolverà il problema della casa. Due notizie invece, parliamo di un referendum e di una legge elettorale.
Si sta parlando della riforma della legge elettorale, la Meloni non vuole andare col proporzionale, quindi è contraria alla modifica in questo senso della proposta. Sembra che ognuno ha la sua, se non ci sarà una proposta formalizzata, ci andrà al referendum, che è quello richiesto dalle regioni per via della Lega. Dall'altro lato ci sarà il referendum invece sulla diminuzione dei parlamentari. I sondaggi di questa notte, di ieri, dicono che il 90% delle persone intervistate sono a favore della riduzione dei parlamentari. Noi abbiamo qualche dubbio riguardo all'equilibrio, se non cambi tante cose. Che il proporzionale segue la tradizione, cioè il proporzionale dà una garanzia certa, cioè l'ingovernabilità. Sì, quello sì. E rimaniamo nella tradizione repubblicana dal 48 oggi. Tanto già adesso stanno facendo le coalizioni. Il maggioritario garantisce la governabilità e ce l'hanno tutte le grandi democrazie, certo. La Germania no, ma se vediamo gli Stati Uniti, se vediamo i paesi cosiddetti di riferimento, hanno questa caratteristica. Cioè, evidentemente l'italiano è talmente abituato ma all'amico, ma alla conoscente, ma questo, ma quello, e quindi se tu hai la certezza che uno governa per 5 anni, quei giochini lì non puoi più farlo. Puoi più farlo. Se invece no, aspetta qui, no, però io se ti do un voto, però tu mi dai, è tutto un tatta, no? Certo. È sempre il mercato delle vacche. Purtroppo sì. Ma noi saremmo per il premaggioritario secco, come certamente, più o meno potrebbe sì diventare se ultramaggioritario, se passasse il referendum e venisse approvato dalla maggioranza della popolazione. Però non ci arriveremo mai, i giochetti piacciono a questa gente. Questo che ci è governa. Il problema forse più grande di tutti, sì, in questo momento. E cioè, devo dire che... Io ho detto questo, ma... Non lo facciamo vedere. No, vediamo, questo è... Parlava della notizia degli incendi in Australia. Che purtroppo non è sotto controllo, cioè dire le cose come sono. Ci sono paesi avanzati, organizzati, sì, come l'Australia. Cioè, ci sono focolai dappertutto. Ma hanno preso solo la scorsa settimana 187 piromani. A questo punto non veramente puoi combattere contro, sì, contro l'ignoranza umana, non puoi più combattere. Non so contro ma non è che solo questione di ignoranza, contro le devianze, secondo me sono dei piromani, delle patologie, in tanti casi, le devianze, uno che poi sta lì e guarda. Guarda la roba che brucia. Poi si parla di miliardi di animali morti, quindi è un danno anche ecologico pazzesco. Incredibile. Poi terribile vedere questi poveri koala con le zampe bruciate, i visi bruciati. Per non parlare poi di tutto. Ma dicevo, a rischio anche i cammelli, tanto. Sì, perché bevono tanto. E non trovano più. Non trovano più l'acqua, sì. Insomma, è veramente. Purtroppo questi cambiamenti climatici sono, se tu li abbini all'acqua alta Venezia, piuttosto che alle inondazioni, piuttosto che a tutte queste cose che ci sono sparse per il mondo a seconda delle latitudini, e vedi bene che il discorso che facevamo all'inizio del 2050 come obiettivo per il piano verde dell'Europa è troppo distante di questo passo su Instagram. Cioè, perché avevi i numeri più bassi di Salvini quando gli hanno detto, dice, basta, io chiudo. Voglio dire. Il cammello non inquina, però. Oddio. Sì, vabbè. Devi avere il secchiello alla paletta. Dicono che sono le flatulenze che danno dei problemi. Allora, volevo farti un'altra domanda. Ecco, ne parlavamo prima. Prego. Paparazzi, tu che sei uomo di chiesa, uomo... Di mondo. Raimondo. Di chiesa e di mondo non si sposa, no. Sei di chiesa, sei di mondo. No. Sei anche un po' aperto, cioè. Molto, molto aperto. Sei una chiesa 2.0. Anche 3. Anche 4. Ecco. Allora, i Ratzinger difende il celibato dei sacerdoti. È indispensabile, non posso tacere. Questo è il suo punto di vista. Ma è solo per lanciare il suo libro che uscirà tra la metà e fine mese perché ci credeva? Ma no, è un teologo, dai, quindi rispetta me. È un teologo, ma sai, non credo sia legato a queste cose del lancio del libro, alle vendite, anche perché non so quanti comprano quel libro, poi non può diventare un best seller.
Papa Wojtyła era diventato, aveva scritto un libro, è diventato un uomo universale, sì, era un uomo, era diventato un bestseller suo. È stato. Noi però queste cose qui sono cose che da vecchi, quando questi due papi non ci saranno più, se tu prosegue la sua normale rotazione naturale, avremmo vissuto un periodo unico nella storia, perché un periodo con due papi viventi, è vero. Uno regnante e uno emerito, non c'è mai stato. No. C'è stato una cosa simile 700 anni fa, ma con uno che si era poi ritirato in un convento, non stava dentro il Vaticano come sta Benedetto XVI. E non dice la sua, ogni tanto ancora molti seguaci all'interno della curia. Non è andato a vivere fuori? No. Era all'interno del Vaticano, una palazzina con quattro suore. Che lo accudiscono. Comunque quando parla è ancora ascoltatissimo, vedi che comunque... Non è legato, dicevo, per averlo conosciuto, ve l'ho incontrato 3 o 4 volte, prima che fosse papa, devo dire. Sì. Ed è un uomo legato pochissimo alle cose terrene, cose che lui chiama relativiste, no? Lui lo chiama il relativismo, dice il grande pericolo di questo periodo, quando era regnante. Gli piace il regnante. In fondo il papato è una monarchia. È monarchia, quindi, monarchia assoluta. Elettorale, ma è una monarchia. Elettorale con la benedizione dello Spirito Santo, perché sai che i cardinali quando sono riuniti in conclave sono ispirati dalla fiammella sulla testa. Assolutamente, la fiammella qui non è che ti puoi sente, a volte sente la colomba, scalda troppo la fiammella. No, perché è distante, c'è un quattro dita. Allora, quando uno pensa i concessionari delle autostrade non vanno bene eccetera, pensa e cosa dice? Lo do all'Anas. Eccoci, buoni quelli. E siamo a posto, bravo. Buoni quelli. Erbacce e piloni arrugginiti, il Morandi di Agrigento aspetta l'Anas da 3 anni. Ecco, ma è mai possibile che vi faccio vedere anche, vedete, c'è l'erba, c'è tutto. Che sembra Alessandro in certi punti, sui marciapiedi, che c'ha quei giardini. O c'è anche l'erba, le erbacce ci sono, se guardi nelle vie centrali nelle vie un po' più in là. Allora, tu che in pista, gli orti, trovi. Tu che hai un di Alessandria.it, ecco, ogni tanto parli di queste problematiche cittadine. Sì, quando arrivano segnalazioni di, oltre alla informazione. Informazione istituzionale che arriva, quindi riparazioni, lavori in corso, anche segnalazioni che arrivano da cittadini che mandano foto, mandano filmati. Ecco, ma secondo te il problema della scarsa manutenzione delle immondizie da un lato, di queste erbacce che nascono tra la pavimentazione, i marciapiedi eccetera, dipendono, perché nessuno va in giro a vedere, quindi non le vedono, o da che cosa? Ma intanto la manutenzione, le erbacce sulle strade sono un problema che esiste, nel senso la natura fa quel corso lì, bisogna fare la manutenzione, ma se non ci sono soldi diventa il cane che si morde la coda. Altro problema, la spazzatura, che qui tutto sommato siamo ancora nel tuorlo dell'uovo. Sì, direi che nel Sanders sì. Dal punto di vista lì, ho visto quello che c'è in giro. Dopodiché la spazzatura fa molto l'atteggiamento della gente. Perché dice, se tu trovi le carte per terra, i pacchetti di sigarette, le bottiglie di birra lasciate davanti alle vetrine dei negozi, non è l'AMIU che non pulisce, è la gente che è incivile. Certo, è vero. Bravo, è vero. Bravo. Perché tu trovi anche intorno dove ci sono i cestini, che non ce ne sono pochi, no? E trovi la roba buttata per terra, perché la gente passa, deve fare 2 metri per mettere la roba, lo butta per terra. E mi viene su, una volta si diceva, ma se fossero a casa loro non fanno così. Oggi mi viene il dubbio. Sì. Oggi mi viene il dubbio in questo mondo dell'immagine che la gente tutto sommato
curi di più quello che si vede fuori, che sì, vedono gli altri, sì, che non se stesso. Quindi dire questo in casa sua non butta per terra il pacchetto di sigarette. Magari la sigaretta accesa no, perché brucia, lascia segni, ma la carta magari fanno così, poi fanno su, non lo so, il dubbio mi viene su qualcuno. E comunque la scarsa manutenzione ha portato 9 morti al giorno in causa delle buche nelle strade, della poca segnaletica, di tutto quello che questo è comunque un problema nazionale, principalmente a Roma, devo dire, a Roma è in una situazione, sì, veramente, che per la capitale d'Italia c'è da vergognarsi. Anche lì facciamoci delle domande. Certo. Sì, vabbè, lì va. Del resto, quando hai un'azienda che si occupa dei rifiuti, e quali un terzo delle persone assunte non è abile a raccogliere l'immondizia, un terzo di coloro che dovrebbero salire sui camion, quindi sono stati assunti per portare l'immondizia, hanno tenuto l'esenzione perché per problemi fisici. Diventano diventa solo quello, è palese qual è lo scopo della sopravvivenza di un'azienda del genere. Mentre stai andando avanti, sì, volevo solo ricordare una cosa che abbiamo già anticipato la scorsa settimana, cioè il CES che sta tenendo a Las Vegas, questa mostra di elettronica che una volta era destinata solo ai computer, ai telefonini, sta diventando la vetrina dell'auto del futuro sempre di più. Già l'altro anno lo era stato, e qua ci sono due pagine di Corriere Motori che parlano del CES, perché le novità maggiori stanno arrivando proprio dalle auto. La Sony che ha presentato la sua auto elettrica, auto a guida autonoma con le nuove tecnologie elettroniche. Ormai le fiere di elettronica riguardano più le auto che l'elettronica di consumo. È interessante, è un'evoluzione che ha dà veramente il polso del mercato automobilistico futuro. Ecco. Attenzione agli acronimi, però. No, beh, no. Sì, Cesso, vabbè, dai. No, ci dica. No, anche. No, no. Anzi, è una necessità, però. Non ti piace, non alle... sono avanti, sì, sì, leggono anche tra queste battute, leggono tra le righe, sì. Va bene, Venchi era aperto facile, me l'hai messa davanti alla, sì, porta, sì, il gol. Venchi, sì, che ha un amministratore delegato che si chiama Ferrero. No, perché Ferrero è una garanzia. Se dici come ti chiami Ferrero, puoi fare l'amministratore delegato di una ditta di cioccolato, dolci, ah beh, no. Se hai quel cognome lì, che poi è anche molto diffuso. Assolutamente. Allora, Nocciole Pistacchi sempre più cari, ma Venchi li vuole solo i coriani di P. Hanno aperto il negozio di Shanghai, una meraviglia, insomma c'è concorrenza e stiamo portando anche non solo il vino, ma anche le nocciole, non solo il design, ma anche cibi che una volta pensavamo di nicchia, no? Cioè, il mio cioccolato lo tengo qua, non lo mangio. Attenzione agli acronimi. Sul cioccolato? No. Vabbè. Sulle nicchie. Nicchie di mercato. Quindi bisogna stare attenti come parlo. Perché poi magari il segnale è disturbato, la gente a casa sì, si arriva. Vai, viene. La pagina dell'economia del Corriere, sì, riporta una notizia che, di cui parlavamo già in Spazio Economia, ma che poi è andata un po' passata in sordina, ma più che altro perché sembra che sia una cosa sudata. Il fracking, quindi il sistema di estrazione del petrolio americano, sì, che utilizza l'estrazione con alta pressione del petrolio dai pozzi esausti, ha portato l'America a essere il primo produttore al mondo, e ha portato quindi come conseguenza in questo evento particolare, per esempio della guerra in Iran, alla mancata crescita del prezzo del petrolio. E certo. Pensavamo tutti che andasse a $100, $110 come in passato, è arrivato a 65, a 70 euro il Brent, che è quello che si raccoglie, sì, che si coltiva nei mari del nord dell'Europa, ma non di più, perché l'America ha messo sul mercato delle quantità superiori di petrolio, stabilizzando il mercato. Sta mettendo in ginocchio anche i produttori, i paesi produttori dell'Arabia in questo modo, impedendo loro di
giocare sul prezzo del petrolio. Del resto la quotazione di Aramco, la produttrice nazionale dell'Arabia Saudita di poco tempo fa, è dovuta a quella. Prima non ci pensavano nemmeno, no. Ora hanno bisogno di soldi. No, anzi no. Beh, per noi italiani non va male la cosa. No, anzi, nel senso per il mondo non va male. Per il mondo non va male. Attenzione però, ricordiamoci una cosa. La mancata crescita dell'inflazione che tutti sperano, auspicano le banche centrali, che arrivi almeno al 2%, è dovuta a due cose. Primo, il petrolio che non aumenta, quindi questa produzione che comunque lo mantiene basso. E secondo, internet. Le vendite in internet comunque stanno abbassando il prezzo medio del singolo prodotto. Per cui l'evoluzione in certi casi è solo favorevole, nelle altre da pensare, da leggere sempre da due parti. Inutile parlare di calcio, no. Che non interessa niente a nessuno. No, io invece volevo ricordare che il Toro fa gruppo, i punti, ha giocato molto bene, ha segnato di nuovo Berenguer, insomma. I nuovi arrivi stanno già. I guardialini? No, i nuovi arrivi del Toro stanno già portando risultati. Sì, si stanno abituando. Sì. Li teniamo ancora nascosti, però. Sì, non li vogliamo nominare. Ecco, voglio fare un plauso particolare alla valanga azzurra femminile rosa, quindi la valanga rosa, ecco. Volta che mi ha valanga rosa attento oltre a scrivere. No, ma tu vieni qui a fare pure le tue cose, compagno. Manda messaggi, fai come vuoi, ma pensa a te. Gioia e champagne, la classe non è acqua, Brignone del sogno. Devo dire che figlia d'arte, perché la mamma aveva già vinto delle gare importanti. Che era sua mamma? Adesso non so cosa sai. Maria Rosa Quario. Maria Rosa detta Quario. Ninna Quario. Wow. Vedi. I giornalisti siamo quello. Noi facciamo mica venire. E Marta Bassino che è arrivata terza. Non so che sia sua mamma, ma non è una partita di livello. No. Complimenti comunque, perché ha fatto una figlia che è brava a sciare. Ecco. Sette Rosa debutto senza problemi in vasca ai campionati a Budapest, europei, che valgono la qualificazione alle Olimpiadi. Ecco, poi è scappata dall'Iran le donne, la campionessa di Taekwondo. Insomma, ne abbiamo di notizie di sport e purtroppo parliamo di motori. Dakar si allunga la scia di sangue, Gon Salves è la vittima, sì, è la vittima numero 73, ahimè. Che non è poco per una corsa, sì. Sì.